Salve ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento a Pokémon Platino Elimination Nuzlocke, o meglio Random Lock. Eccoci qua nella scorsa puntata, per l'appunto c'è stata la cosa più importante, ovvero l'eliminazione. Ma chissà chi avrete scelto al momento in cui io sto registrando. Ho visto poco fa le vostre votazioni, tutti quanti i vostri commenti, e con una vittoria o sconfitta schiacciante ho dovuto eliminare un Pokémon che un po' mi aspettavo, ovvero Lavatrice. Infatti non ci ho messo al posto suo Hurricane. Vediamo un po', perché mi avete detto di inserirlo, mi avete consigliato tante cose. Ovviamente io scelgo quelle che mi piacciono magari di più. Ho scelto di inserire Hurricane, l'ho messo in questo momento per ultimo col condivido esperienza, perché ovviamente è a livello 20. Il resto diciamo che possiamo anche tenerlo in questo modo per adesso. Allora, quest'oggi, dopo questa eliminazione così, non so se è inaspettato quasi, perché in realtà qualcuno di voi diceva ma fra poco si evolve in Gardevoir, poi impara Psichico. In realtà Psichico non l'avrebbe imparato, o meglio, poteva anche impararlo, per tutto random, quindi poteva ancora continuare a imparare mosse inutili, non si sa. Poteva diventare un Gardevoir fortissimo, come anche un Gardevoir inutile. Quindi, io l'ho presa così, con filosofia, che vi devo dire. Un'altra cosa invece da prendere in maniera diversa e non con filosofia è il fatto che questi al Team Galassia hanno rubato, hanno proprio tolto, rubato il nostro tesoro. Lucinda, eccoti. Ciao Freck, ti prego, mi dai una mano. Cioè, non hanno rubato Lucinda, è il suo Pokédex. Ti ricordi il Team Galassia, quelle orribili persone? Volevano rubare al professor Omone le risultati delle sue ricerche a Giubilopoli. Beh, mi sono imbattuto in alcuni di loro e mi hanno rubato il Pokédex. Ti prego, mi serve il tuo aiuto, lotteresti insieme a me? Tu e i tuoi Pokémon insieme a me e i miei Pokémon, una squadra così unita non può perdere. Non lascerò che quei cattivi vadano avanti con le loro malefatte. Ok, e inizia la sfida contro questi due tizi del Team Galassia. Non so se prima ho detto Galassia o Plasma, a volte così, senza nemmeno pensarci, dico l'uno o l'altro, però vabbè, è Galassia ovviamente. Ok, Luxray e Doduo. Ok, allora, noi abbiamo due coleotteri e c'è quel Doduo che non è proprio il massimo, Potrebbe avere qualcosa di brutto, potrebbe avere qualcosa di brutto. Direi di attaccarlo. Metal testata, anche perché Cricketut non è che... Ok, bravo Punches, perfetto. Ok, meno male che era solamente un Doduo, ok. Cricketut in effetti... Ok, tu un'onda su Cricketut, bene. Non è che sia il massimo, Lucinda, non è che sia il massimo. Ecco, pure fermo perché è paralizzato. Ah, bravo, muta. Solrock. Ok, pure lui potrebbe darci qualche problema in realtà. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Poteva andare bene Hurricane in questo momento, però... Non ho le mosse giuste, penso, e comunque ha un livello bassino. Dragopolide, sabbio, tomba, giorno paga e tritartigli. Un terremoto, fregandocene del nostro amichetto qui accanto. Allora, comunque, direi che devo lasciare invece Punches, e direi che provo con un'altra metal testata su Solrock. Cricketut utilizza altruismo, attenzione. Cricketut è incredibile, si rivela utile. Yes, grandissimo Cricketut, bene. Vortex palla, ok, dovremmo reggerlo, perfetto. Direi di andare di Megacorno su Luxray. Non fa di nuovo altruismo, mi sarebbe piaciuto di più di nuovo altruismo. Mamma mia, ma il nostro Punches proprio è troppo forte. E poi voglio dire, questi quanti Galassia, stavo dicendo di nuovo Plasma, Galassia, non è che proprio questi due in particolare, non dico in generale, non è che siano tanto forti, perché rispetto anche alla palestra che abbiamo affrontato prima, hanno dei Pokémon anche più scarsi, livello 26-24, quindi ecco perché noi siamo un pochettino più livellati. Però ormai siamo super giù a livello 30, se vi ricordate nella scorsa puntata abbiamo avuto anche difficoltà perché avevamo beccato un Moltres e anche un Lugia, proprio pazzesco. Ok, provocazione su di noi, ma a noi va bene. Cricketut perfetto. E adesso One Hit KO ancora. Grandissimo Cricketut, che ottimo, veramente ottimo. Cioè mi ha stupito. Mi ha stupito nel bene, perché io mi aspettavo che non facesse molto, invece ha fatto proprio il massimo. Meglio di così questo Cricketut non poteva fare. Si è preso i colpi, si è preso la paralisi e si è curato, ha fatto altruismo. Cioè veramente fantastico. Livello 31 per Lion, che cioè il primo livello che ottiene insieme a noi, perché prima l'abbiamo trovato a livello 30 praticamente, quindi
Forte, forte, davvero. Due ragazzi non hanno dovuto mai su di me, non è giusto. Avrei dovuto starmene qui a fare la guardia al nostro deposito. Ok, ok, forza, sganciate. Ah, accidenti, i nostri Pokémon sono imbranati. Ah, non è che siete voi imbranati, no. Dovremmo prenderne di nuovi alla nostra sede. Ah, ma chi se ne importa del Pokédex? Il Team Galassia avrà tutti i Pokémon del mondo. No, dell'universo. Tieni, prendi. Prendi il tuo Pokédex. E se ne va. Quelle cose che avevamo nel deposito sono state spostate a Pratopoli. Quindi dico, avrete ciò che vi spetta e correrete come noi, reclute. Che succede? Perché il Team Galassia si comporta come se tutto fosse di sua proprietà? Frake, grazie di cuore. Senza il mio Pokédex sarei persa. È indispensabile per aiutare il professor Owen con le sue ricerche. Allora, Frey, che cosa farai adesso? Io sto pensando di andare a Villa Pokémon sul percorso 212. Ho sentito che i visitatori possono ammirare i Pokémon rari. Ok. Eccomi qua, ho fatto più veloce che potevo. Avevo sentito che dei ragazzi stavano sfidando quelli del King Galassia. E chi poteva essere se non voi due? Ah, è quel buffo tipo di Giubilopoli. Ehi, non c'è bisogno di prendermi in giro. Che sfacciataggine. Ma sono mortificata. Il Team Galassia mi ha sottratto il Pokédex ed ero furiosa. Non volevo, mi è scappato. Beh, meglio che vada ora. Fate attenzione al Team Galassia. Ok, ci lasciate solo col tizio buffo di Giubilopoli? Non è niente. Quello che mi preme di più ora è il comportamento criminale del Team Galassia. Cercare di derubare dei bambini. Come si può scendere così in basso? Ma non sono criminali particolarmente raffinati. Eppure, la meschinità delle loro azioni li rende ancora più minacciosi. Sarà meglio controllare il loro deposito. Vieni con me, andiamo a dare un'occhiata. Come comandi? Cioè, c'è uno strumento là sopra. Va bene, lo andremo a prendere dopo. Per proseguire ci serve una chiave. Per adesso non possiamo dare la caccia ai fuggitivi. Wow. Ah, questa macchina nascosta contiene la mossa MN Volo. Frake, prendila tu. Non posso assolutamente permettere che venga usata dal Team Galassia. Forse non mi sono spiegato bene. Beh, ci riprovo. Sono preoccupato per quello che ho sentito al casino. Il Team Galassia ha trasportato qualcosa a Pratopoli. Non so cosa stiano architettando, ma ho un brutto presentimento a riguardo. Ok, noi ci prendiamo subito la MN Volo. Perfetto. E adesso vediamo se c'è qualcos'altro da sgraffignare qua, perché cioè loro sono del team malvagio, ma io non mi faccio problemi a fregargli, a rubacchiargli la cosa. Ok, la chiave speciale non ce l'abbiamo. Niente, lui non ci dice più niente, quindi possiamo proseguire, possiamo andare, siamo stati anche abbastanza rapidi. Vediamo se ci fa prendere qua lo strumento. Zinco. Wow, veramente utilissimo. Ok, io direi che possiamo anche andare. Il team dovrei averlo praticamente immacolato, tranne Punches, qualche punto vita. Direi che possiamo proseguire. Se non sbaglio, il percorso 212 è quello sotto Rupepoli, ovvero da questa parte, perché noi siamo venuti dall'altro lato. E proviamo a scendere di qua. Tu che vuoi? Salve, sono di Giubilo. No, grazie. No, arrivederci, bella. 214? Ah, pensavo fosse il 212 questo. Vediamo in realtà, però se non sbaglio devo andare proprio da questa parte, non nel 212. 214, 215 è da dove siamo arrivati, quindi sì, dobbiamo andare di qua, nel 214, attraverso la riva Valore. E poi abbiamo Arenipoli o Pratopoli. Penso che dobbiamo andare a Pratopoli. Quindi andiamo. Let's go. Qua ci sono un bel po' di allenatori, mi sa, eh? Quindi sfidiamo il primo. E andiamo, là, dietro di te. Dove? Cosa? Cosa? Quando? Come? Ah, mi hai fregato, eh? Ariana, psiche, che manda Kakuna. Giustamente, perché, cioè, quelli che hanno psiche, hanno Pokémon molto intelligenti. Guardate che espressione intelligente di Kakuna. Quindi sì, per forza. Ok, io direi di far salire fino a livello 30 Punches, o almeno ci proviamo, e poi switchiamo. Ah, un altro Kakuna. Vabbè, lasciamo lui. Un altro Kakuna, anzi no Kakuna. Ormai sbaglio sempre, sbaglio molto frequentemente. Altra metal testata. Boh. Oh! Ok, tentenna. Stavo proprio dicendo boh, one hit KO. Oh mio Dio. E invece no, ha resistito. Ok, meglio che non lo dico più. Ok, Kakuna esausto. Ok, Yurika in sali di livello. E Ledian. Ok, a questo punto per Ledian io metterei Blaster invece, in modo tale da togliercelo di mezzo, spero, velocemente. Vai, Blaster. Blaster. Con la cresta, incredibile, fortissimo. Livello 27. Direi di utilizzare Vampata per non correre in rischi di nessun tipo. Quindi vai, Blaster. Usa Vampata.
Oh yeah, Blast, grandissimo. Contro i Pokémon selvatici o contro i Pokémon di allenatori, che però ad esempio gli ultimi, l'ultimo come in questo caso, è ottima vampata, perché tanto poi finisce la partita. E ciaone! Dai Hurricane, impara qualche mossa interessante. Devi recuperare circa 8-10 livelli dai tuoi compagnucci. Ok, allora da quel lato direi di scendere da quel lato, così piuttosto che andare nei selvatici. Però qua no. Sfidiamo, eccolo lì, sfidiamo un altro allenatore in modo tale che possiamo fare un pochettino più esperienza. Adesso lancio la manetina. Se esce testa, lottiamo. Se esce close, lottiamo. Ma what? Ma vi dirà in giro oggi? Vuoi lottare comunque? Allora vai, Carlino con Miss Magius. Carlino, allora, Carlino dalle mie parti è un cane, però va bene. Funesto vento, no, resisti Pangez. Ok, vai di Megacorno, non fallire. Palla ombra, aia. Aia. Aia, 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 aia. Pancez. Pancez, mio piccolo Pancez. Ok, no, non posso né rischiare né nient'altro. Direi di fare così. Oppure potrei... Allora, lui ha solamente un Pokémon, no? Quindi potrei fare così. Potrei fare smascella e lo curo poi fuori dalla lotta. Dai, smascella. Stordiroggio. Smascella è stato confuso, io ci provo lo stesso. Vai di sgranocchio. Vai smascella. Mamma mia, smascella. Smascella, con te la vita è più bella. Dai, smascella, bravissimo. Bravissima. Smascella prende... Beh, becca di tutti questi 600... 300 punti esperienza, 600 invece era l'altro. La monetina dice croce. Ok. Quindi hai perso. Va bene, Elisir Max. Ok, devo curare Pancez un attimo prima di proseguire. Prima che me ne dimentichi. Ok, rimedi, super potions. Su Pancez. Ecco, perché non avrebbe recuperato nemmeno tutta la vita, per questo ho deciso lo switch. Poi alla fine proprio tatticissimo. Vai. Ok. Proseguimo. Un altro allenatore. E poi dopo di questo cerchiamo di andare avanti e vedere un po' di fare la nostra bella, bella cattura. Li sto sfidando perché non voglio arrivare troppo. Oh no, a 6 Pokémon. Potevo evitarlo, invece no. E vabbè, dai. Ormai ci siamo. Megacorno, Pancez. Fatti valere. No, oh, per poco. Gastroacido. Non ho più abilità. Mi sento senza abilità. Senza nessuna abilità. Ok, vediamo chi è il secondo, in modo tale che in caso switchiamo. Ah, per pochissimo. Prossima scelta sarà Jinx. Cambiamo Pokémon e mettiamo Blaster. Sì, dai. Blaster può andare bene, può andare bene. In modo tale che... Sì, se non sbaglio con lo switch dovrebbe ripristinarsi il tutto con il nostro caro amico Pancez, che adesso si trova senza abilità. Senza nessuna abilità. Come faccio? Ok, anticura. Vabbè, ok. Cioè, uno mi toglie la vita, uno mi toglie la possibilità di curarmi. Che cosa dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Cioè, Jinx messa così... Va bene, ok, Jinx esausta e via, andiamo avanti, vediamo chi è il prossimo. Bravo, Hurricane. Anorith, chi posso mettere? Rimetto Pancez, dai, provo a rimettere Pancez. Vediamo un po', Anorith. Eccolo lì. Direi di provare con Metal Testata, anche se in realtà credo che non gli faccia tantissimo. Scherzavo, gli fa tantissimo. E allora il mio istinto, piuttosto che poi il ragionamento sbagliato, ha avuto la meglio, e per fortuna. Ok, livello 30 per Pancez, così cerchiamo di averceli tutti al 30. Metang, bene, così posso switchare e cercare di far salire Blaster. Dai, che averceli tutti quanti al 30, così sono tutti quanti equilibrati. Poi vabbè, abbiamo Hurricane che deve un po' recuperare. Braciere. Ci sono 8 livelli di differenza. Braciere non è il massimo. Ci vorrebbe un bel lanciafiamme per Blaster, eh? Grandine. Grandine.
Ok. Inizia a grandinare, continua a grandinare. E finisce di grandinare. Nasce, cresce. Corre. Finisce di grandinare. E si ammazza da solo. Ah no. Vabbè. Braciere, ancora. Tanto, per quel poco. Per quel tanto che basta. Ok, anche Metang è andato. Livello 30 per Blaster. Dai, manca poco alla sua evoluzione. Continua ancora a grandinare, giustamente. E vediamo un po' chi mandi. Chi mandi? Chi mandi? Shuckle! Vuoi cambiare Pokémon? No, non cambiamo Pokémon. Vediamo un po' questo Shuckle. Blablabla. Allora, per te c'è un altro braciere, intanto per vedere come te la capi. Bene. Retromarcia, ok. Va bene, vediamo chi manda. Vediamo chi manda. Vai, Pasquale! Forza! Mandami Kikleon, va bene. Va bene Kikleon. Va bene, va bene, va bene. Ok. Direi che potrei anche fare vampata. Potrei anche fare vampata e poi tanto contro quello Shuckle cambiare. Dai. Perfetto. Perfetto. Ok. Kikleon esausto. Hurricane si piglia un po' di esperienza, continua come al solito a grandinare. E adesso switchiamo. La prossima scelta sarà Shuckle. Vuoi switchare? Yes. Direi che posso mettere... Penso anche Smashella, sì, dai. Dai. Smashella livello 30. Ok, ok. Vamos. Martellata. Blup. E via. Ok, ottimo, un altro è andato. Ci è servito per livellare un pochettino tutti quanti i nostri Pokémon. E... let's go. Proseguiamo. Bene, allora, da questa parte evitiamo lei e... oh! No, ho premuto, mannaggia. Allora, eri tu l'allenatore in giro. Volevo evitarlo, ma niente, mi ha beccato. Guido, Psiche, Shinx, ok. Noi abbiamo ancora Punches per primo, ma va bene, non fa niente. Direi di provare con Metal Testata. Dai, Shinx, ce lo possiamo togliere di mezzo? No. Però tentenni. Forbice X dovrebbe bastare. Perfetto. Ok, quando tentennano è il top. Benissimo, vediamo chi è il prossimo. 24, impara qualcosa. Jolteon, vuoi cambiare Pokémon? Mettiamo... potrei mettere Hurricane stesso, però ho paura che... ho paura in realtà che non sia abbastanza pronto ancora. Livello 26 questo Jolteon, quindi andiamo di... ok, va bene, tanto va questa magneta scesa. Quindi va bene così, Megacorno! E... perfetto, mamma mia, Punches. Grande. Grandez. Adesso posso invece utilizzare il nostro Hurricane per provare la cattura. Perché, allora facciamo così intanto. Intanto mettiamo Lion perché ha tuono onda. E proviamo la cattura in questo percorso, dai. Vabbè, facciamo che vado qua, così c'è anche... perfetto, qua ci devo andare quasi per forza. Vediamo un po' che Pokémon incontriamo. Attenzione, attenzione, Sepolti! Di nuovo Cyndaquil. Di nuovo Cyndaquil. È già la seconda volta che lo becchiamo, Cyndaquil, eh? Bene, bene, bene. Possiamo fare una nuova cattura. Proviamoci di nuovo. Allora, proviamo qua. Direi di provare a questo punto qui che c'è quello strumento. Attenzione! Vediamo chi è. Vediamo chi è il prossimo, vediamo. Piplup, carino. Però in realtà non ci serve tanto. Non ci serve, perché abbiamo Smashella. Quindi, e inoltre è difficile adesso da catturare, perché volevo mettere Hurricane, ma non posso metterlo. Brutta storia. Ok, Piplup intanto l'abbiamo paralizzato. Sfoga energia, fallisce, borsa. Pokéball, Mega Ball, vai. E adesso non vedo l'ora che nella prossima città possa trovare... ecco, le Ultra Ball. Perché io non ce la faccio più. Ah, insieme bomba. Non ce la faccio più con queste Mega Ball. È impossibile. Allora, posso fare così, posso fare Kika, posso fare Raffica. Proprio per andarci piano, per andarci leggero, morbido. Piplup è paralizzato e non può agire, benissimo. Andiamo di Raffica.
Dai, Kika, non fare troppo male a questo Piplup. Ok. Pioggia danza. Vabbè. Niente di che in realtà. Potrei provare di nuovo a fare Raffica. Allora, intanto provo con un'altra Pokéball. Cioè, Mega Ball, voglio dire. Se non ci dovessi riuscire, provo di nuovo con Raffica, perché è un po' lì con lì. Basta fargli un pochettino più di male e muore, praticamente. 1, 2, 3. Ed esce. Però ce l'avamo quasi, dai. Quindi non so se rischiarla. Non so se rischiare un'altra Raffica. Direi che in realtà può andare bene così. Ultimo strumento usato, Mega Ball. Dai, please Mega Ball, che hai un Piplup paralizzato con metà vita. Cioè, voglio dire, anche con una Pokéball dovrei poterlo prendere. Ecco, finalmente. Finalmente. Ok, allora. Adesso, come lo chiamo? Allora, forse un nome ce l'ho. Lo chiamo, è maschio, quindi in teoria ci può stare. Lo chiamo Pingu. Pingu. Ok, Pingu, vai. Box 1, perfetto. Allora, abbiamo fatto la cattura. Prendiamo la Nero Pietra, nice. Veramente, veramente bello. Veramente bello, ci sta. Ci sta. Cellos. Ci sta la Nero Pietra perché potrei trovare qualche Pokémon da far evolvere con appunto la Nero Pietra e quindi è d'obbligo. Potrei andare di qua o potrei andare di qua. Facciamo così. Appena lui si gira, lo evitiamo. Vai! Ah, lei fregarmi. E invece. Oh, Riva Valore. Siamo a Riva Valore. Riva Valore, nuova cattura possiamo fare. Possiamo fare una nuova cattura. Che è Jumpluff. Ok. Vabbè, diciamo che non è proprio il massimo, questa cattura. Se ci riusciamo sempre, perché... Trespolo, ok. Tuononda, vai. E adesso vediamo di... Non so chi posso utilizzare per cercare di fargli un po' di male. Forse con Raffica gli faccio troppo male. Però direi di andarci lo stesso... E utilizzare un'altra mossa ancora. Che non dovrebbe fargli tanto. Avvolgi botta. Ok. Lui ci abbraccia perché ci vuole bene, giustamente. Credo che con Girolancia non riesca a shottarlo. No, basta. No, non mi piace, non lo shottare. Basta. Ok. Ok, perché poi queste mosse, quando vuoi che facciano poco, attaccano 5 volte, 6 volte, 8, 20, no, beh, impossibile, però avete capito. Quando invece volete che facciano tanto male, 2 colpi, 1. Ma dai, ma le ragazzi, scrivetemi qua sotto. Ahia, infuria seme, ma vabbè, comunque lo reggiamo. Ok, scrivetemi qua sotto, Se anche per voi, ci stavo ragionando perché ho detto forse è meglio che lo switch, vabbè dai, io provo con la Mega Ball. Se anche per voi con le Mega Ball non catturate niente con me in quarta gen, soprattutto su Platino, fatemelo sapere. Infuria Seme fallisce di nuovo, direi di cambiare, mettere Blaster perché mi ha abbassato anche la difesa speciale poco fa. Quindi non voglio rischiare. Questa cattura pure è abbastanza difficile, Trespolo. È vero, l'avevo utilizzato subito anche al primo turno. Direi di fare Stordi Pugno. Con quale pugno qui lava? Con quale pugno? Foglie Lama, ok. Ok, vediamo se riusciamo comunque a catturarlo, anche se le nostre Mega Ball sono veramente brutte. Ne ho solamente due. Due sole! Ed esce. Impossibile catturare. Impossibile. Allora, provo ancora una volta con Stordi Pugno. E ok. Passa con questo avvolgibotto. Ho capito che ci vuoi bene, però. Ok. Dai. Borsa. C'ho l'ultima Mega Ball praticamente. Vai così. Non vedo l'ora di avere le Ultra Ball perché queste Mega Ball fanno schifo.
Uno, due. Ed esce, giustamente. Esce. Che poi una ce l'ho Ultra Ball. Ma è possibile che debba utilizzare una Ultra Ball per Jumpluff? Per Jumpluff. Mi fa pure il brutto colpo. Pure la Volgibotta. E devo anche curarmi adesso. Mannaggia, ma questo Jumpluff mi sta facendo perdere troppo tempo. Tempo. Ok, super pozione su Blaster. Recupera. Perfetto. E Jumpluff continua con Foglie Lama. Quindi a Foglie Lama, Trespolo, Infuria Seme e Avvolgibotta. Ok, le ha usate tutte. D'altronde, cioè voglio dire, dato che le Pokéball, le Mega Ball, le Ultra Ball non funzionano, lui ha tutto il tempo di utilizzare tutte le mosse che vuole. Non è così? 1, 2, 3. Ah, devo fare così il movimento con la testa, eh? La Pokéball sì, la Mega Ball no. Ma quanto sono buggate queste Mega Ball in questo gioco? Vabbè. Comunque, cerchiamo di dargli un soprannome. Pokémon Gramigna. Vuoi dare un soprannome a Jumpluff? Sì, guarda. Un altro con la P, però, vabbè, non mi importa. Ti chiamo Pompon, perché... Cioè, non l'avreste mai capito voi il perché, eh? No, mai. Pompon, bravissimo. Vai, nei box, via. Ok, allora. Allora, perfetto, ci siamo. Ci siamo. Vediamo un attimo qua sotto. Ok. De qua non ze va. E... perfetto, ecco. Ecco dove volevo arrivare. Eccoci qua, ragazzi. Allora, siamo qua in questa specie di ristorante 7 stelle. Non mi ricordo com'è che si chiama questa zona. Però qua non ci si può andare. C'era una specie no di hotel, ma una cosa del genere. C'è un grosso blackout. Vabbè, siamo a metà strada. Nella prossima puntata proseguiremo qua sotto verso sinistra, in realtà percorso 213, perché una specie di resort, se non sbaglio. Non mi sto ricordando. Comunque un piccolo villaggetto, no? Ma che cosa dico? Non lo so. Insomma, nella prossima puntata continueremo la nostra incredibile avventura. Lì però io vedo che c'è uno strumento che lo voglio andare a prendere. Continueremo, arriveremo nella prossima città e ci saranno, come al solito, un sacco di cose da fare. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdetevi il prossimo episodio, perché continueremo, ci saranno un sacco di cose e... vi aspetto, come al solito. Se il video è piaciuto, tanti bei pollicini in su, tanti bei commenti qua sotto per farmi sapere la vostra. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, mi raccomando, non mancate. Alla prossima, ciao!